Allora, buongiorno e benvenuti in questo nuovo vlog, in questo nuovo video. Oggi è mercoledì e qui vedete sul tavolo queste cose buonissime. Sono praticamente per il battesimo. La zia ha regalato, mia zia, ha regalato a Pia i soldini. Quindi, oltre a prendergli anche cose utili che vi faccio vedere dopo, le ho preso anche, le abbiamo preso, le abbiamo scelte insieme io e Sabrina. E Pia, ovviamente, perché era lei che ha scelto principalmente. Comunque, qualche cosa anche come gioco, perché comunque è una bambina. Quindi abbiamo preso questo set di cibetti, diciamo. Alcuni si tagliano, altri invece sono interi. E lei è felicissima perché con i coltelli può tagliare, può preparare da mangiare, eccetera, eccetera. E quindi una parte del regalo è questa qua. Adesso poi vi faccio vedere cosa le ho preso da vestire, gliel'ho presi al Lidl e poi vi faccio vedere anche le cose che ho preso io, pantaloni per andare a camminare, diciamo comodi, tipo di tuta, dai cinesi e anche alcune cose per Maurizio e Manuel per la palestra. Allora, eccomi qui per farvi vedere i completini che ho scelto per Pia. Anche questi qui regalati in pratica dalla zia Rosella, dallo zio Pietro e dai cugini Giulia e Gabriele. E praticamente ho preso questo vestitino che questo qui l'abbiamo preso 2-4 anni. Può essere usato come vestitino con un paio di calze oppure con sotto i leggings che sono accoppiati oppure appunto diviso e poi mettere i leggings con qualcos'altro e il vestitino usarlo solo come vestitino. Poi queste tre magliettine che sono ancora così a manica corta. Vedete, qua ci sono i disegni, due sono a manica corta, una è fatta così che ha un po' gli sbuffetti, però gliel'ho prese perché comunque queste le ho prese 12-24 mesi, gliele abbiamo provate, le vanno bene e comunque con sopra una maglia, adesso che il tempo è così, di mattina fa frescolino, ma poi di pomeriggio fa caldo, va benissimo. Poi ho preso questi pantaloni che erano separati, non avevano un completo, una maglia, però siccome è un po' a corto di pantaloni, ne l'ho presi. Di questi abbiamo preso sempre 12-24 mesi e sono felpati dentro però. Quindi proprio adesso non è che vanno bene, però comunque li metterà tra poco, mica poi tra tantissimo. Poi ho preso questo duo di magliette, sempre 12-24 mesi, c'è cioè una maglietta a manica corta e una maglia con la manica lunga leggera. E poi due completi, uno che è questo qui con la maglia leopardata e il pantalone blu, se non sbaglio, no, nero. E che se vi ricordate l'avevo preso già anche con la maglia, sembrava tipo tigrata, verde e il pantalone. E quindi diciamo che è un altro completo simile a quello là, la maglietta è leggera. E poi c'è quest'altro che ha la maglia sempre con le maniche lunghe leggere e poi il leggings. Il leggings è leggero e la maglia è di un cotone spesso. Mi piacciono, sono veramente veramente belli. Lidl non delude mai su queste cose qui. Io non li ho comprati spesso, però le volte che le ho comprati mi sono trovata bene come marca di vestiti per i bambini così piccoli. Quindi adesso vado poi a staccare tutto, a dare una sciacquata a tutto a mano. E così almeno, visto che oggi è una bella giornata, così almeno poi li stendo e si asciugano, almeno li posso usare per Pia. E adesso passo a farvi vedere la roba che ho preso per Maurizio Allora, e Manuel. Per Maurizio e Manuel, la prima cosa che ho preso sono queste scarpe uguali, stesso numero anche, un 42, e le ho pagate 9,03 euro scontate. Tanto da portare in palestra vanno bene, cosa devo fare? Poi per Maurizio ho preso questo completo con la maglia fatta così e sotto ci c'è il pantaloncino che adesso con l'aiuto di Sabrina tiriamo fuori.
Sabina, tieni la maglia che io tiro fuori il pantaloncino. Solo che Wow! papà, le macchie I quelle qua pantaloncini dentro. sono fatti così, hanno le macchie come la maglia, stupendi, non l'avevo visto. Invece questo qui è quello che ho preso per Manuel. Sono tutti neri stavolta. Beh, no. Oh, ma che pantaloncini strambi. Ah, sono più tipo a pannolone, diciamo, come li chiamo io, e hanno queste scritte qui sui ginocchi, praticamente. Sulle ginocchia. E poi adesso vi faccio vedere le E gli ho altre cose. preso Anche due asciugamani nuovi, uno azzurro e uno verde acqua, che useranno solo da portare in palestra. E basta. Poi invece adesso vi faccio vedere cosa ho preso per me. Allora, questi qua li ho presi per la comunione, che sono uguali come modello a quelli che avevo già preso. Però sono di un altro colore, Guarda, dice Sabrina. Ma mi sembra lo stesso. è più scuro questo. Adesso chiediamo un parere ai ragazzi. Ah, sì, guarda, anche dalla videocamera, sì. L'avevo detto io. Bravo. E poi ho preso, come vi dicevo, due pantaloni da tuta. Uno semplice, così. Che spero che mi vada bene, ho preso XXL, più di così. E poi invece uno è fatto più leggero e ha la scritta Fitness Dance. E qui dietro ha la scritta. Dovrebbe andarmi bene perché è bello morbido. Vedremo. E basta, questi sono tutti i nostri acquisti. E boh, oggi adesso andiamo a mangiare e poi dopo iniziamo a fare le bomboniere. Allora, lascio le operaie al lavoro mentre io vado a prendere Gabriele e poi quando torno le do una mano. Qui ci sono le bomboniere di Manuel, di Giorgia, qui i confetti arcobaleno che vi ho fatto vedere. Per Gabriele stiamo usando verde, azzurro, arancione, giallo e blu. E poi invece per Giorgia useremo quelli Più rosa fatti. e viola. Anche se, boh, hanno il gusto, non è che, vabbè, comunque, questi qua sono così. E qua invece Nicole Adesso faccio sta tagliando i bigliettini e poi la Giorgia invece deve scrivere il suo nome e la data della cresima. Vabbè, io vado a prendere Gabriele, se no arrivo in ritardo come tutti i giorni.
Benvenuti in questo nuovo giorno, io e Pia siamo davanti al comune che aspettiamo per entrare per chiedere informazioni per i buoni, perché quest'anno hanno cambiato tutto e quindi, siccome sono la rappresentante della seconda elementare, per dare informazioni a tutti quanti più precise. Tanti auguri! Tanti auguri? A chi? Sabrina. A Sabrina? Sì. E perché cosa tanti auguri? Benna. Fa la cresima, la comunione Sabrina, sì. Domenica. Sì. Ha tutti questi capelli svolazzanti. Thank you.
andiamo a prendere Sabrina, Giada, poi andiamo a prendere prima, poi andiamo a prendere Gabriele. Qua gli ho preparato il pranzo e poi andiamo, portiamo appunto Gabriele come tutti i giorni ormai, e poi andiamo a Racqui, che andiamo a prendere i grandi e Nicole, perché poi devo portare appunto Giorgia dal dentista. Ve l'avevo già detto, mi sembra, però se nel caso non ve l'ho detto, l'ho detto a Sara, almeno ve l'ho detto. Siccome dovevamo andare all'1:30, avevo fatto dei programmi, ma mi hanno cambiato l'orario, dobbiamo andare alle 2:30, quindi li andiamo a prendere e andiamo al McDonald's a mangiare, li prendo qualche cosa, perché così poi andiamo dal dentista. I miracoli non li posso fare e non posso neanche farli mangiare poi alle 4. Questa è Pia. E niente, quindi adesso andiamo e intanto ascolto il video di Deborah, che è uscito adesso. Allora lo stavo iniziando a guardare, però adesso devo andare, quindi lo ascolto mentre vado. Guardo, no, perché devo guardare la strada, se no mi vado ad ammazzare. E buona, ci aggiorniamo dopo, ciao. Allora, ciao a tutti, dunque sono le 16:40 e qualche cosa, siamo in ritardissimo per prendere Gabriele, però a casa siamo arrivati che erano le 3:15 e dal dentista di Giorgia, che praticamente ci ha dato la data in cui metterà l'apparecchio, che è il 21 ottobre. E invece Maurizio mi ha scritto che le ha chiamato il signore delle stufe e ha detto, la stufa, e ha detto che la verranno a montare con tutto l'impianto nuovo di ventilazione e la canna fumaria nuova il 26 di ottobre. Quindi ottobre sarà un mese perfetto. Poi invece cosa volevo dirvi? Che niente, a casa ho fatto una lavastoviglie che non vi ho fatto vedere, ho messo su i broccoli per stasera a cena e sono rimasti a casa Manuel, Giorgia e Nicole, e li ho lasciati bassi, gli ho detto di guardarli loro, poi magari gli manderò un messaggio tra una mezz'oretta, perché magari si dimenticano. Giorgia le ho chiesto anche per favore se mi faceva un'altra lavastoviglie, così almeno laviamo tutta la roba che c'è sporca, e se per favore mi ritirava i panni che ho steso stamattina che sono asciutti. E poi volevo rispondere anche ad una signora che nel video di ieri ha commentato dicendo che noia sempre in macchina. Io capisco che magari i pezzi in cui sono in macchina, siccome sono i pezzi in cui parlo, possono dar fastidio o magari non piacciono a tutti, però ci sono delle giornate che io le passo completamente è più il tempo che passo in macchina che quello che passo al di fuori della macchina. Siamo arrivati a prendere il signor Gabriele. Signor figliuolo, ecco bene, scusa per il ritardo, forse ce la farò arrivare in orario una volta. Una volta, aspetta, una volta siamo arrivati che tu, che tu stavi uscendo. Comunque ho preso a pugni uno. Gabriele! Gabriele un cavolo, continua a prendermi per il culo e darmi fastidio. Hai fatto bene. Niente, mi hanno solo ripreso perché non potevo farlo. Beh, certo, non è che puoi picchiare la gente. Però se lui ti dava fastidio e tu gliel'hai detto con le buone, lui continuava, non fa niente. Non è che... Vabbè, comunque vi volevo dire appunto, ho detto che noia in macchina. Cercherò magari di fare meno pezzi, però ci sono dei giorni, come vi dicevo, che... Metti la cintura, amore. Che sono... Voi avete la cintura? Sì. Che è più il tempo che passo sulla macchina
di quello che faccio in casa. Infatti erano giorni che non riuscivo a stare a casa al mattino per fare i lavori. Stamattina sono riuscita a sistemare le camere dopo un sacco di giorni, perché se sono fuori al mattino, se sono fuori al pomeriggio, cioè non è che posso fare i miracoli, non avendo nessuno, veramente nessuno che mi aiuta. In più, cioè a parte i bambini, però nel senso qualcuno di adulto. In più, ieri pomeriggio per esempio abbiamo passato tutto il pomeriggio per fare le bomboniere. Dico perché voi avete visto dei piccoli pezzi, ma ci abbiamo perso, cioè perso tutto il pomeriggio. In quel lasso di tempo, come vi ho detto, sono anche andata a prendere Gabriele. Quindi, cioè, alla fine faccio veramente quello che posso. Comunque, per non annoiare nessuno, adesso taglio, vi saluto e ci aggiorniamo dopo. E basta. Ciao ciao. Allora, ho portato Giorgia e poi sono andata fino al Carrefour per prendere due cosine. Infatti ho speso pochissimo, 11 euro, che adesso poi vi faccio vedere. Principalmente le ho prese domani per Gabriele, e poi ho preso un minestrone e la gramigna, che è la mia pasta preferita per la minestra, cioè proprio l'adoro. E invece per la minestrina, e invece per la minestrina la mia pasta preferita sono le farfalline. E la vostra pasta preferita da minestra e da minestrina qual è? Invece da pasta asciutta mi piacciono tantissimo i cavatappi, e che sono quelli fatti tipo a boccolo, e gli spaghetti. Poi gli spaghetti al ragù non ne parliamo. E praticamente però ho assistito a una scena che non mi è piaciuta proprio per niente, devo dire, ma proprio per niente. E quindi ho detto devo assolutamente condividerla con voi, con i ragazzi, con le ragazze, perché comunque, cioè secondo me è, cioè per me poi è una cosa importante. Io ho sempre passato un messaggio ai bambini, ho sempre cercato di insegnare ai bambini a comportarsi in modo uguale e rispettoso con tutti, indipendentemente dal colore della pelle o dai soldi che hanno, cioè nel senso, certe volte può capitare che magari si intravede, no? Oppure si sa la situazione economica di un'altra persona e non deve essere motivo di giudizio per dire ah, tipo quello lì è più povero di me e quindi io lo devo trattare male. No, assolutamente. Oppure quello lì arriva dalla Cina e allora io lo devo trattare male. Assolutamente no, il rispetto ci va per tutti quanti. E invece quello che ho visto oggi in questo supermercato, da parte di adulti, quindi non da parte di bambini, non mi è sembrato assolutamente rispettoso nei confronti di questi due ragazzi. Allora, praticamente c'erano due ragazzi di colore e hanno fatto la spesa, poi sono arrivati al banco dove vendevano l'affettato e il pane e hanno chiesto se c'era del pane fresco. E la signora gli ha risposto di no, che se voleva, che l'aveva finito, che se volevano c'era solamente il pane confezionato. E fino lì tutto ok, può capitare, comunque sono le 7:20, quindi ci può stare, no? Che a quest'ora magari il pane sia finito e quindi non ce ne sia. Se non che arrivata la cassa, i ragazzi avevano già quasi pagato tutte e due, passa una signora da fuori, bianca, e
chiede: hai ancora pane? Perché mi serve per una nonnina, per una persona anziana. Questa qua dice: ah, non lo so, aspetta che telefono di là perché da qua non ne vedo. E io dico: beh, si chiama, quella là gli dirà: guarda che non ne ho più, no? Invece quella lì ha chiamato e quella là gli ha detto: ah sì sì, va bene, ma come lo vuole? E lei gli ha risposto morbido, perché per una persona anziana: ah sì sì, nessun problema. Cioè, scusami, eh. E lì mi sono cadute proprio, sinceramente, le balle. Perché, cioè, com'è possibile che per i ragazzi 10 minuti prima non ce n'era più e invece adesso per la nonnina c'è sto pane? Cosa, si è materializzato? E quindi non mi è piaciuto proprio per niente, perché vuol dire che ha risposto così perché non glielo voleva vendere a loro. Ecco. E hanno anche dovuto chiamare e chiedere 2 o 3 volte se c'era qualcuno al banco, perché il banco era vuoto. E quindi non, vi dico, non mi è piaciuto per niente questo comportamento. Proprio ci sono rimasta male, perché non è il modo di comportarsi. Cazzo, alla cassa non ne poteva niente, perché comunque lei non sapeva quello che quella ragazza aveva detto ai ragazzi. E quindi cioè, però ci sono rimasta male. Ci ho pensato adesso che sarebbe stato da tornare, da rientrare e chiedere se c'era del pane, perché mi ha visto che io ho sentito che ha detto ai ragazzi che pane non ce n'era più. Quindi questo comportamento non mi è piaciuto proprio, proprio per niente, perché il rispetto va portato a tutti. Questi ragazzi lo pagavano, cioè non è che ti chiedevano del pane per rubarlo, te lo chiedevano per pagarlo, quindi perché non gliel'ha dato? Vabbè, comunque, chiusa questa parentesi dove sono rimasta veramente indignata, vi faccio vedere quello che ho preso al Carrefour. Allora, ho preso dell'insalata per Gabriele, del lattughino da mettere lì nel panino, un minestrone Carrefour da fare domani. Poi, per cambiare un po', gli ho preso i teneroni, glieli faccio cuocere, glieli faccio scottare in padella e poi glieli metto in mezzo al panino come se fosse un hamburger. Poi la gramigna apposta per la minestra, le sottilette che sono senza glutine, c'è scritto qui, per aspettate, perché sennò, ah no, questo è, aspettate, è scritto qui in fondo, per appunto da mettere sempre in mezzo al panino, una busta di grana padano, una confezione di provola affumicata a fette, questo effervescente al gusto di limone, lo prende Maurizio per digerire, perché certe volte non digerisce bene. E poi questi frullini con panna e cacao, che sono simili a bracci, che sono i miei biscotti preferiti. Così vi dico un'altra curiosità su di me: questi qua sono i miei biscotti preferiti. Non li mangio nel latte, li mangio così, e mi piacciono tantissimo. Ovviamente, essendo che sto cercando di non esagerare, di mantenere un regime salutare, non ne mangerò 200, ma magari 3 o 4 al mattino e basta. In tutto ho speso 11,63 euro. E boh. E adesso aspetto le ragazze che escono tra un po', e poi appunto accompagniamo a casa Nicole e andiamo a casa anche noi.
e ad aspettarci. Questa sera c'è la pasta con i broccoli. E boh, basta. Quindi, se non ci aggiorniamo più stasera, ci aggiorniamo, ci vediamo domani mattina. Allora, cosa fa una mamma alle 10:30 di sera? Prepara i fogli protocollo per la figlia che il giorno dopo ha il suo primo tema di prima superiore, perché mi sono dimenticata di comprarli. E intanto guardo il video di Robertina. Allora, mi vedete in macchina perché sono andata a fare le commissioni. Oggi è venerdì mattina. È una bella giornata di sole, infatti oggi ne approfitterò per stendere, che ho fatto una lavatrice, per farne un'altra, eccetera, eccetera. Scusate, stamattina per colazione ho mangiato pane e avocado. Sono andata a fare l'abbonamento per i ragazzi, gliel'ho fatto per questa settimana che viene e poi per tutto ottobre, così almeno sono a posto. Manuel penso che sia solamente una cosa così passeggera, e Giorgia mal di pancia perché deve andare in bagno. Adesso stiamo andando a ritirare le bomboniere. Devo spostare le scarpe perché ieri mi hanno dato delle scarpe per Giada, Pia, così. Però ce l'ho ancora in macchina, quindi devo spostarle qui a metà. E poi così dietro mettiamo poi le bomboniere, perché sennò non ci sta. C'è la macchina che fa girare le ballonzole. E boh. E niente, oggi era qui al mercato, volevo anche andare a prendere della verdura, ma non ce la faccio a scendere, cioè devo scendere a piedi poi perché devo andare a ritirare il saio, però appunto avrò il saio e non ce la faccio a prendere anche la verdura. Adesso vediamo, se riesco vado a prendere qualcosa, tanto devo trovare un parcheggio e mi ha detto di venire con la macchina per ritirare le bomboniere. E spero di trovare parcheggio, perché sennò è un casino. Ma al momento non vedo neanche mezzo parcheggio. Perché purtroppo, essendo giorno di mercato, c'è un sacco di gente. Che stress. Allora, sono già andata a prendere le bambine, abbiamo portato Gabriele, siamo tornate a casa. Giorgia nel frattempo, perché non è andata a scuola perché sono 3 giorni che ha mal di pancia. Questi ultimi 2 giorni è andata lo stesso perché comunque non era tanto forte, ma stamattina si è svegliata che era molto forte, quindi l'ho tenuta a casa. Manuel si è svegliato ed è andato a vomitare, quindi l'ho tenuto a casa. Perciò, visto che c'erano loro in casa, hanno messo sulla pentola dell'acqua. Adesso prepariamo la pasta e la condiamo con il sugo di tonno che avevo preso, di quelli già pronti. E niente, io ne approfitto per salutarvi, per ringraziarvi se avete guardato questo video fino a qui. Spero che questo vlog vi sia piaciuto e noi ci vediamo lunedì con un nuovo video. Ciao!